Antonio Omicuoro, nato a Fontanelle, in un paesino tra Oderzo e Conegliano. Nato nel 1923, il 30 ottobre. Nato in una famiglia, io ero il più vecchio di sette e altri tre erano più vecchi, dieci fratelli in tutto. Mio papà e mia mamma erano vedovi tutti e due. Mio papà è morto, la sua donna, a tempo che lui era prigioniero in Austria, perché lui ha fatto la guerra del 15-18. Mia mamma era vedova, che era morta il marito in guerra. Fontanelle era una zona che era monte fontane, che l'acqua veniva su sottoterra, andava vicino a un fosso o in qualche piccola bassura, era l'acqua che veniva su, che si poteva anche bere, acqua limpida. Ossi tra i quali erano anche i pesci, no? Gli erano gamberi, gli erano pesci, e io, mia mamma era una persona che per indegno aveva attorno chissà che, perché per indegno, mi aveva insegnato anche a fare un schirale a mano, che le tele, che adesso si conta a quadretti, per fare la rete, io ero capace di farla a mano, e ne ho fatto uno grande per andare proprio a pescare, o se no se chiudeva l'acqua a 10 metri da una parte, poi se chiudeva l'altra, e con il secchio si ruotava l'acqua e poi si prendeva su quel po' di pesce che era nel fosso, o gamberi, anche anguille, era, o altro pesce là, di zona, insomma, che non aveva nessun valore come prezzo, ma noi si mangiava. Se potessi avere 1.000 lire al mese. Si viveva, insomma, in questo pezzo di terreno, era due ettari, no, un ettaro di terreno, due campi, un ettaro, ma lì si arrangiava. Se aveva due mucche, se aveva i bacchi da seta, se vendeva vino, se faceva grano turco per mangiare, se aveva il maiale, se utilizzava il maiale, se faceva i salami, dovevano rimanere per tutto l'anno, l'olio oliva. Io l'ho conosciuto quando sono ritornato dall'America a 20 anni, perché si condiva solo che con il strutto e il maiale. Quando si andava a mangiare, naturalmente, se i genitori, se la mamma tagliava il salame, lo tagliava talmente fino che si vedeva quasi fuori per fuori, che i salami dovevano bastare da un anno all'altro, non è che ci mangiava così mezzo salame per capriccio. E quel poco di formaggio che si faceva, perché a volte si faceva il formaggio in casa, perché con le vacche, naturalmente, che non si mangiava tutto il latte, si mangiava poco, poi quel che stava, o si portava in latteria, o in periodi si faceva formaggio in casa, e se mangiava formaggio, si mangiava salame, si allevava galline, poastri, pitoni, occhi, di tutto, si andava a pascolo per il campo, con gli occhi, con i tacchini. E naturalmente non era l'intelligenza ora di avere
allevamenti artificiali o chissà che, si allevava mettendo le uova sotto una gallina, quella che si chiamava la cocca, noi. Si metteva gli uovi sotto la gallina, a marzo, là, ha preso poco, nasceva i pulcini, e poi si allevavano fuori il pascolo, all'inizio andava fuori con la mamma, che quando era freddo li teneva tutti sotto, poi andavano da soli. Se si arrivava a San Pietro, che avevamo i pollastri da poter mangiare, naturalmente che non erano pollastri come adesso, che in 3 mesi vengono da 3 chili, fanno 1 chilo al mese. A San Pietro, sia no, che arrivavano 1 chilo, 1,2 chili, che via, le gambe avevano 20 centimetri e erano magri, che la pelle non faceva fastidio, anzi, se mangiavo in dieci, perché te fia magari rosto o un padeco, un po' di sugo e te quella pointa, insomma, si mangiava. L'acqua bisognava andare a prendere a 500 metri lontano da casa, perché non era pozzo, non era acquedotto. Purtroppo se andava via con i secchi, si portava a casa l'acqua. Naturalmente, se andava a mezzogiorno a mangiare, doveva bastare per tutti. E allora la mamma mangiava sempre il cotichino di dietro, e poi di un po' di una cosa faceva 2 o 3 pezzettini, più che altro se si arrangiava con il succo, non con la carne che era di sto pollastrino. E polenta sì, si mangiava, quella era sufficiente, però non sempre noi si faceva la polenta che bastava per tutto l'anno. Tante volte si prendeva della farina che veniva dall'Argentina e che noi si chiamava polenta bacchera, perché sapeva d'odore, perché veniva con le navi dall'Argentina, che magari era mesi che viaggiava in giro per il mondo, e si mangiava quella polenta lì. Pane, mai pane, solo polenta, sì, sufficienza di polenta. A volte, per allungare con la zucca la mattina, si chiamava pestarei, polenta tenera, insomma. Si faceva polenta tenera. Come sera, fagiola, era quasi tutto l'anno, un poco, naturalmente sempre misurati, e radicchio. Era quasi sempre radicchio e fagioli, e che a fettina di formaggio o salame, che era sempre fine fine, in modo di companatizzarla per tutto l'anno. Avevamo 2 vacche, un asino. E naturalmente noi non avevamo terra sufficiente per mantenerli, andavamo anche per le campagne del Conte Marcello, che erano questi mesadri, e si levava l'erba sotto le piante dei viti, e poi si seccava o si levava. Naturalmente l'erba si levava con le mani, non andare con la zappa o chissà che. Si portava a casa un po' verde, un po' si seccava e si metteva via per l'inverno per dare a mangiare a queste bestie. Gli era anche comune che, siccome che da vicino passava la strada comunale che da dove adesso andava a Conegliano, il comune dava fuori a lotti i cigni della strada. E ognuno aveva un pezzo di terreno che te dava tanto il comune, non è che gli dassero fuori per niente, e te andava a falciare l'erba, e poi si seccava o dietro la strada, o si portava a casa, si seccava a casa. Naturalmente non era polvere delle automobili, perché automobili non ce n'erano. Anzi, il primo automobile che io, mio santo, mi voleva bene, e io andavo sempre ad aiutare a mangiare l'orto,
o mettere posti, aveva i giochi di bocce, andava a mettere, aiutare a mettere posti i giochi di bocce, mi voleva bene e mi ha fatto fare un gito, una gita a Cornigliano, andare a vedere il mercato un venerdì, anzi a giovedì, nel mercato a Cornigliano. Sembrava che andava, aveva preso una bottiglia qui con il soffietto a parte, perfetto. E se andava, io dico, una velocità di 30-40 km all'ora, ma a me sembrava, siccome la prima volta che salivo in macchina, sembrava che i platini andassero attorno. A scuola, naturalmente ho fatto la quarta, però avevo una maestra che era una fascistona, e ci faceva cantare Fischia il Sasso tre volte al giorno, però per insegnare a scuola non insegnava niente di fatto, che io in seconda sapevo 10 diviso 2 o 9 diviso 3, ma quando ho passato la quarta avevo dimenticato che io mi era stato quel po' che sirve solo di sapevo scrivere, insomma, ecco, tutto là era quello che potevo aver imparato a scuola. A parte che poi mi è andato a casa la mia età, ho fatto la quinta, ho fatto scuola ancora, insomma, ho cambiato tutto. Però da piccolo quello era il sistema di vita di quelle famiglie. Anzi, io ero anche un ragazzino ordinato, mia mamma aveva passione a fare pantaloni, camicie, aggiustare. Avevo degli amici che avevano un sacchetto di giuta, quelli che fa i sacchi per andare a scuola, la giacchetta del papà, perché non avevano giacchetta da mettere su, il berretto gli era rovesciato perché è frugato da terra e mi tirano fuori la fodera. Era tanta di che a Piara che non si immagina neanche oggi che cosa era. E purtroppo era così e nessuno si lagnava, c'era tutti tranquilli, d'accordo, tutti amici, perché tutti si lavoravano là, qui c'era, no? Non era la gente foresta. Da marzo a novembre si camminava a scalzi, si metteva su i zoccoli o scarpe se ce n'era, penso che domenica per andare a messa, perché a domenica a messa bisognava andare, non è che si sentasse a messa per far chissà, da giocare. E i giochi si faceva in casa, li faceva mio papà, aveva fatto un'attrezzatura che poi a 12-14 anni avevo imparato a farmi da me, me li facevo, cucivo i tomeri, il cuoio, avevo imparato a mettere su tacconi, cucirli, tutto a mano, io facevo queste cose qui. Sì. E fra i quali, insomma, a che condizioni si andava avanti fino a novembre. Naturalmente che la sera si lavava i piedi, che era a 10 metri da casa, era un fosso con 20 centimetri di acqua corrente. Perché, come ho detto prima, Fontanelli era, chiamava Fontanelli perché erano tante fontane, fra i quali era anche qualche fosso che l'acqua scorreva. E si andava la sera a lavarsi i piedi in questo fossetto che era 20 cm di acqua, largo un metro, ecco, no? Chissà. Fino alla sera, col caldo delle vacche, perché non era legna da far stanze con riscaldamento, non era caldo neanche in cucina, perché finito a fare la cena, il fuoco moriva, non si scaldava mai in cucina o se avesse altri ambienti da scaldarsi. E si andava in strada e lì veniva anche altra gente, ragazze, mamme, bambini, e si giocava assieme tutti là, in questa strada che era spazio appena appena, che quasi si scaldava tra di noi, senza le bestie. Perché e non era che fosse chissà che sta sana, perché era terreno per terra,
terreno battuto, e dove c'erano le vacche, e erano sassi messi giù senza cemento, e era una puzza da acido, che quasi quasi si lacrimava gli occhi e sta dentro. Naturalmente che quando si aveva una certa età, per esempio miei fratelli, io ho vissuto poco assieme, perché loro già quando mi ero bambino sono andati a servire dei contadini, perché là non era industria, non era assolutamente niente, se non era corrente neanche, non era nessuna industria, non era niente, proprio zero. E anch'io di 11 anni sono andato a servire da un contadino a 20 km distante da casa mia, che una volta ogni 15 giorni veniva a casa con un fautino a far lavare le cose personali, i vestiti, le braghe da mia mamma. E ho fatto 4 anni, 4 anni servendo a questi contadini. Ho stancato a fare il servitore, perché naturalmente era talmente dura che il servitore domenica guardare le vacche, perché i padroni andavano a fare la partita a carte, ma il servitore doveva stare a casa a guardare le vacche, ti era sempre sotto, anche se la piova, andavi a casa quando che i vestiti erano bagnati, se no eri sempre fuori, insomma era una vitaccia. E mi sono stancato dopo 4 anni che ero là, e sono andato a lavorare sotto il genio civile che gli faceva dei lavori di ricostruzione, insomma, di sto Monticano, che è un canale non tanto grande, però quando giù, quando viene la stagione delle acque, ora si riempie, che è anche pericoloso, e bisognava tenere in ordine gli argini, e cercavano di aggiustare le curve, chiudere una parte e aprire l'altra, e bisognava levare sul fondo di questo canale, che era sotto 4-5 metri, e portarle su con la cagliola in cima all'argine di sto Monticano. 8-10 persone, un di loro su una tavola, e gli dava 5 centesimi all'ora a quelli in testa e 5 centesimi a quelli che era di dietro per far correre tutti, e la guai, forse non era la carriola piena, era il capo che bestemmava come un boia, perché doveva essere tutti quanti con la carriola piena, ma era un lavoro che io ho lavorato anche mio papà, che lavori là. La mia casa di sera con le mani sanguinate, no? Che fosse cose comuni. Che poi siccome che mi avevano preso per un bravo ragazzo, erano due anziani là, che siccome che su in certi punti andò che l'acqua rosica quando che viene giù le piene di acqua, no? Mettevano giù delle crode, ma era le crode che pesava anche quintali, era larghe un metro e mezzo anche, e ora era di parancolini lunghi 2 metri, e si faceva leva con un'altra croda più piccola, e si puntava avanti le crode in modo da metterle precise di sto canale. E io non avevo avuto tutti i costi di avermi mai, perché era un bravo ragazzo, che quando dicevano mettevi la croda a sto punto qua, io proprio tonf la buttavo là, che quando mi sogno via, e era fuori, ho detto ma no, vai. Quando che si è aperto la guerra in Africa, la gente ha cominciato a andare a lavorare là, e allora ha cominciato a sciogliersi queste comunità, questa gente che c'era tutti a casa o disoccupati o che si lavorava per niente, e era cominciato poi anche il Duce a vedere lavori
destra e sinistra, che io sono andato a lavorare in montagna vicino a Sapada, altri sono andati in Africa con la famiglia anche, che sono andati a lavorare in Africa, che fra i quali dopo, quando è stata persa l'Africa qui che era là, con le famiglie, io avevo una cattiva sorte perché i neri gli erano fiati, si aveva preso qui gli italiani, insomma, e ora è andato a finire male, ma frattutto insomma si aveva aperto dei lavori che si poteva vivere. Quindi lavorare col genio, ho fatto un anno prima, sono andato in montagna, l'anno prima, poi sono andato a lavorare col genio vicino a Fontanelle, e fra i quali prima però avevo provato a Treviso, avevo provato ad andare a fuori da Treviso, a fare le caserme militari, ma non si poteva vivere, insomma, perché con 150 grammi di pan, e ora bisognava sera per fermarsi, se andava per Foglia o scaricare il camion di remolchi di fiume per aiutare i contadini, perché ti dasse da mangiare la sera, e se dormiva in testa di questi contadini, che erano ancora un po' di agricoltura, quando gli fece queste caserme. E dopo finito là, ho preso l'oro del Monticano sotto il genio. Sempre che si andava in cerca di avere una campagna per poter lavorare, e se venivi per sbaglio a Fossalta, che il mediatore veniva alle 4 della mattina a chiamare mio papà, che si chiamava Adamo, Adamo, forse è una campagna in vista a Fossalta, e mio papà non veniva quasi, se no ti vede tanti questi anni qua. E mia dormivo di fianco, su un'altra cameretta vicino, e dico, papà, se non è andato a vedere la guerra. E se mi dico, fai qua, il padrone, appena che mi ha visto, lei ha detto, adesso prende la campagna, anche domani la campagna è a vostra disposizione. Non si ha detto, già che se mettiamo un po' in forma, perché non abbiamo neanche farina da mangiare. Neanche attrezzatura, ma neanche farina da mangiare. E ora le ho detto, per quello penso mi dico, vedrai otto di esibitai di farina di grano turco, e quando che viene raccolto mi ha detto, e là, e ora sì, se l'ha raccolto. Nel 1943 sono stato chiamato alle armi e sono stato trasferito a Cremona, al 9° Bersaglieri. Poi, finito i primi 3 mesi là, siamo partiti per il campo a Rovereto, vicino Trento, in attesa di andare in Russia, si era destinati ad andare in Russia. Nello stesso tempo la Russia, l'esercito si è ritirato, è crollato, la Russia non si poteva più andare, e allora nello stesso tempo sono sbarcati gli americani in Sicilia, e fai quai da Trento, dal Brennero venivano giù tedeschi che andavano a in Sicilia, perché erano sbarcati gli americani, e l'8 settembre noi c'era in attesa per andare in Russia o chissà dove, insomma, e l'8 settembre alle 3 di notte i tedeschi ne hanno preso prigionieri. Ci hanno tenuti nel campo di sportivo per 3 giorni, e il terzo giorno siamo messi in treno, ci hanno portati verso la Germania, insomma, a Vienna, in Austria, vicino Vienna, vicino
20-30 chilometri lontani da Vienna. E là sono stato a lavorare in una fabbrica di apparecchi, che era un tipo di apparecchio moderno, in prima reazione, senza elica, a due motori, e si lavorava una cinquantina noi italiani, poi erano tanti civili che facevano mangiare, c'era 200 russi, era 600 detenuti politici, era 200 francesi, tutti nel. E poi da là sono stato liberato dai russi. Entrati i russi e ci hanno preso loro. Da Vienna ho fatto Vienna Budapest a piedi, ma non è quanto Vienna Budapest a piedi. Magari faceva 20 chilometri da una parte di una strada, poi trovai un russo con il mitra attraverso a cavallo di un cavallo, ti diceva: oh, bisogna tornare indietro, però non si passava. E ora tutta sta gente andava indietro, ma c'era, diciamo, migliaia di persone che si andavano indietro del fronte, perché naturalmente venuto avanti il fronte russo a Vienna, noi cercava di andare indietro del fronte. E questo siamo partiti da Vienna e Budapest, fanno sta fia, mangiare per strada, chi uccideva una bestia, chi mangiava un tocco e poi assavano, e gli altri tornavano, siamo sempre lanciati a mangiare così, insomma. E poi a Vienna, a Budapest, sono stati lì due mesi, in una caserma, dell'esercito magiaro, ungherese, e abbandonati là, si davano a mangiare sempre grano cotto, grano non perlato, proprio con le scorze e tutti, non, mai pane, mai niente, solo che quello si mangiava. E un bel momento sembrava che fosse discussione, che non il governo americano andasse d'accordo con i russi, sembrava che dovesse portarne a Odessa, chissà perché, ne ha messi su in un'altra dota e si è fatto tutti i Carpazi, si è andati avanti fino so in che punto, in mezzo ai Carpazi. E un bel momento in un ordine di ritornare indietro. Io sono tornato indietro, mi hanno fatto segnare a Budapest per fare un fiato di bagno, perché c'era tutti i treni prodotti militari, non carrozze civili, erano prodotte da bestie, c'era dentro 40, 60 per vagone, anche solo in mezzo ai vagoni tra un vagone e un altro. Io vi ho messo dei toi, di cose, dormivo anche là per essere fuori all'aria, o se no solo il vagone, che ne era 7, 8, 10 ogni vagone sopra. E arrivati di ritorno poi a Budapest, abbiamo fatto due giorni là un fiato di riposo, e poi preso la tradotta e ci hanno consegnato ai americani, che era vicino a Linz, preso poco, non lo so, insomma, dove che tra un esercito e l'altro, insomma, i russi aveva consegnato una zona agli americani, a parte gli americani, a parte i russi, e là ci hanno consegnato gli americani. Da là, in tre giorni, poi siamo venuti a casa. Che dopo abbiamo fatto la fecondazione artificiale, come dice anche a casa mia, no? E ci sono tornati da due, e vengono comprati quattro, e dei quattro abbiamo messo sul centro di fecondazione artificiale in casa mia. Questo modesto centro di fecondazione artificiale che si vede a Fossalta,
il padrone ha venduto perché non era tanto da guadagnare. E la Camera di Commercio di Venezia si era interessata per fare un centro provinciale e ha fatto il centro e mi sono venuto a lavorare a Sanoma. I primi anni ho continuato per 7 anni, ho abitato a Fossalta di Piave e tutte le mattine partivo in bicicletta, venivo a San Donà, erano le strade con che buche che andavano dentro anche 15 centimetri e quando era piova la dirimo non funzionava perché era questa confusione di acqua che veniva su nel copertone. E quando era polvere, bisognava andare in giro, fare 2 o 3 chilometri in più per non era in caso neanche da respirare, da tanta polvere, quando che passava via gli americani, che era il periodo che gli era pure gli americani qua e le strade erano da asfaltare, era dei polveroni quando era secco. Adesso sul posto di lavoro sono là, bisognava che mi alzasse alle 4 del mattino. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Dopo 6 anni che lavoravo qui al Centro Tori, siccome avevo sempre in mente di farmi la casa mia, non volevo. Non pensavo di darmi in affitto e ho comprato un pezzo di terreno, un lotto di 600 metri, con la speranza di farmi a casa. Passava il tempo, non cominciavo mai, i miei amici che lavoravano assieme dicevano: Tony, quando ti comincia? Mi piace. Fai qua, il direttore che sentiva questi discorsi, e mi diceva: bene, te fai fido in mai. Ti fai fido in banca. Quei soldi della banca inizia a fare sta casa che fra i quali vi hai messo giù i primi blocchi in autunno e in primavera comincia ad andare avanti riempiendo la casa, le fondamenta di terra, di sabbia che si andava a prendere. Che una domenica avevo 20 persone che lavoravano, e tutte gratis, con 2 trattori, andava a prendere la sabbia a Musin e mi portava qua, e era fra i quai, chi buttava dentro sabbia, chi metteva giù blocchi per fare fondamenta. Tutti senza stipendio, non erano pagati. Siamo andati avanti, poi un po' la domenica, un po' il sabato, che 2 o 3 persone che venivano sempre aiutarmi, abbiamo fatto primo piano, col coperto, e sono venuto dentro a abitare. Mi sembrava di essere il più ricco del mondo. Sentivo questi odori da sabbia, da calce nuova, per carità. E poi gli anni sono andati bene, un po' a volta hanno qua la direzione del centro, hanno comprato un po' di terreno per fare il centro nuovo, era una casa da demolire e noi 3 amici abbiamo chiesto di poterla smontare per portare a casa le pietre. Erano tutte pietre di marca, timbrate, buone. Abbiamo portato a casa le pietre per fare il secondo piano della casa. Però erano tutte da pulire, una per una, con la sapeta lì, alla domenica, al posto di andare in giro. Divertirsi,
Si stava là, io e mia moglie in testa davanti, era sempre seduta là, tu con questa Martina, abbiamo pulito tutte le pietre e abbiamo fatto il secondo piano della casa. Poi abbiamo sempre lavorato, io sono, non sono, non mi sento una persona più forte degli altri perché ho sempre lavorato tanto. Ho lavorato con tanta volontà, con divertimento, io mi divertivo a lavorare. Era per me era un divertimento lavorare. Venendo da casa è venuta fuori un'altra combinazione, che ho comprato un pezzo di terra che era su una casa, ma era tutta da rifare, cioè si poteva fare una villa, ma demolendo era tutta, far tutto nuovo. E là mi sono messo, taglia le fondamenta, fai il sottofondo, alza, butta via, era tre bagni dentro in questa casa perché abitava un signore, butta via tutto, butta fuori, fa il primo piano con i broghi perché era tutto di legno, poi ho messo il solaio, va bene, fatta, quasi tutta di nuovo, va bene. E là è andato a abitare il mio figlio più vecchio, che si è sposato, è andato dentro lui, è andato a lui. E qui, quel primo piano che avevo fatto, poi l'ho affittata per 10 anni a uno, 10 a un altro. Però poi il ragazzo che è venuto dopo 10 anni del primo, ha pensato di sposarsi, e ora ho chiesto all'inquilino per piacere se mi lasciava lì l'appartamento che davo l'appartamento a mio figlio. E così ha abitato lui. Sono riuscito ad avere da niente, partito da zero, fatto la prima casa con molta pazienza, sacrificio, diciamo con tutta gente che mi ha aiutato per niente, sono riuscito a fare il secondo piano e poi sono riuscito a fare la casa, la villa anche per l'altro mio figlio. E così mi sono ritrovato con 3 appartamenti. Antonio Micciolo, assieme alla moglie Virginia, vive ora una serena vecchiaia circondato dall'affetto di figli e nipoti. Auguri Tony!